Buon pomeriggio benvenuto al maestro Gabriele, primo violino dell'Orchestra Sinfonica del Petruzzelli di Bari. Io sono un'insegnante, Maria Ricci, dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, e questo è un gruppo di ragazzi frequentanti vari indirizzi, dall'odontotecnico al grafico pubblicitario, al liceo artistico, al sociosanitario e al turismo. Ho organizzato questo progetto con la finalità di avvicinare i ragazzi al mondo formativo dello spettacolo e del teatro, e in modo particolare dell'opera lirica. Il Festival della Valle d'Itria è un fiore all'occhiello di Martina Franca, ma è un festival che nel corso degli anni si è affermato a livello internazionale. E avvicinare in una maniera inusuale, attraverso un linguaggio digitale. Ottima è stata la scelta della nostra esperta Clarissa Lapolla, perché con un linguaggio digitale ha avvicinato i ragazzi a un festival tradizionale, un festival lirico, e l'abbiamo fatto attraverso un apprendimento learning by doing e un backstage dietro le piste, e incontrando tutte le maestranze del festival. Per adesso è la prima volta che si approcciano a un maestro componente dell'orchestra e primo violino. Parto io con la prima domanda: cosa significa essere primo violinista? Allora, il primo violino, diciamo, è un po' come vi ha detto Clarissa, un po' il caposquadra, diciamo che è quella persona che dal punto di vista musicale è quella più vicina al direttore d'orchestra. Quindi il ruolo del primo violino è cercare di trasmettere al resto della fila dei violini, o comunque agli archi, o al resto di tutta l'orchestra, quello che è il messaggio anche un po' del direttore. Quindi, diciamo, è un ruolo anche un po' di responsabilità, perché è quello che prende anche un po' più l'iniziativa, diciamo, per far cominciare un'orchestra tutti insieme. Questo è anche un ruolo un po' di responsabilità. Da anche là, perché, diciamo, per convenzione il primo oboe da il là al primo violino, e il primo violino lo trasmette al resto dell'orchestra. Voi lo vedrete anche oggi nelle prove, o tutte le volte che venite a fare le prove. Io svolgo questo ruolo da qualche anno, ed è comunque un ruolo che dà, diciamo, tante responsabilità ma anche tante soddisfazioni, perché comunque sei a diretto contatto con il direttore, o comunque con i solisti spesso, che sono sempre, anche i solisti sono da seguire, da secondare, e la spalla svolge anche questo tipo di ruolo insieme al direttore, di condurre la squadra, appunto, per far sì che lavori tutti insieme, un po' come una squadra sportiva, come se fosse il capitano. E voi in realtà siete molto fortunati, perché nonostante siete studenti di un paesino tra virgolette piccolo, che però ha questa fortuna di questo festival che da tanti anni è così importante, avete la possibilità di seguire da vicino non soltanto noi come orchestra di un ente lirico, ma anche di vedere da vicino certi direttori così importanti come Fabio Luisi, certi solisti così importanti che girano ogni anno qui in questo festival. Quindi in realtà dovete sentirvi fortunati, perché non è da tutti. Anche nelle grandi città non ci sono realtà in cui la scuola è coinvolta in questa maniera, quindi sono anche stupito del fatto che siete così tanti e così interessati anche. 27 ragazzi tutti frequentati. Non sono pochi, però in realtà così. Infatti. Io spero che voi possa piacere quello che stiamo per fare. Noi dobbiamo fare la creazione di Haydn, che è un oratorio per solisti, coro e orchestra, che è un pezzo molto suggestivo, abbastanza lungo ma veramente molto suggestivo, specialmente nel momento che stiamo vivendo, diciamo, anche l'opportunità di vedere qualche cosa, qualche spettacolo dal vivo, è qualche cosa che ci rimette un pochino al mondo dopo tutto quello che stiamo passando, che non si sa se finirà mai. Io sono molto contento di dirvi qualsiasi cosa abbiate da chiedermi, non abbiate remore a riguardo, perché io ho a che fare con i bambini, non so, cioè nel senso, anche al di fuori della tecnica lavorativa. Maestro, oltre a suonare in orchestra, bambini e ragazzi, non volevo offendere. Quindi ci bisogna essere assolutamente silenziosi e concentrati. Comunque a me ha fatto molto piacere, sono sorpreso dal fatto di vedere così attenti. Sì, è una cosa positiva. È positivo vedere ogni tanto di ragazzi giovani interessati anche a qualcos'altro, dalle serate al mare, diciamo.
cosa che anche non si possono fare ancora, però vabbè, fino a ci sono, ci sono. Grazie mille. Ma no, grazie veramente. Grazie. Peppato, un applauso per Peppato che ci hanno ripreso ieri. Grazie veramente. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro e in bocca al lupo per la prima. Ma buon proseguimento.